Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo o Pokémon versione gialla. Io sono Glacialsphere ed oggi andremo ad affrontare la villa Pokémon, ovvero la villa bruciata qui all'Isola Cannella e la palestra di Blaine. Quindi detto ciò, torniamoci subito dal primo posto, il buon Venusaur che è arrivato a livello 39 nello scorso episodio, e mettiamoci davanti Blastoise. Direi di mettere davanti Blastoise e iniziare a tirare su lui. Blastoise e Charizard. Useremo loro due questa volta, cercando di dare anche un po' di punti esperienza a Pidgeot nel caso in cui si riuscisse. Quindi andiamo immediatamente nella villa Pokémon. Qui, questo edificio qui contro cui sto sbattendo è il laboratorio Pokémon se volete resuscitare il vostro Foxile. Però appunto se volete un'esplorazione proprio completa dell'Isola Cannella, eccetera, c'è il mio gameplay su Pokémon Blu. Mio gameplay completo che potete andare a vedere, lì esploro tutto, parlo con tutti gli NPC, vi faccio vedere tutte le cose che si possono fare in tutte le varie città, quindi se volete una cosa mega completa andate a vedere quella. Sto facendo Pokémon Giallo giusto per rigiocarmi Pokémon con la squadra di rosso, diciamo, con tutti e tre gli starter insieme, che è una cosa che non ho mai fatto e che volevo provare a fare. Mettiamo il repellente e andiamo. Allora, la villa Pokémon è sempre abbastanza ostica da parte mia, perché non è così semplice in realtà da superare. Bisogna un po' esplorare e vedere un po' cosa c'è qui in giro. Allora, strumentino qui sotto? No, qui è chiuso. Qui c'è uno strumento magari? No. Ok, io ogni volta devo riesplorarla la villa Pokémon perché non me la ricordo a memoria. Nel frattempo, però, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, come state facendo sempre, di questo vi ringrazio, di iscrivervi al canale, ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti, e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco. Allora, andiamo a premere il pulsante sulla statua di quello che dovrebbe essere Mewtwo. Ragazzi, con il remake hanno fatto davvero un bellissimo lavoro con il remake di Rosso Fuoco, eh. Cioè, davvero molto bello. Ok, qua non si può più passare, quindi proseguiamo. Finito l'effetto del repellente, di già, mettiamone subito un altro. Dura davvero poco in confronto al Surf, o sbaglio? Con Surf mi sembrava durasse un'eternità. Ok, saliamo. Hop. Andiamo a sfidare questo primo allenatore della Villa Bruciata. Non riesco ad uscire, questo posto è come un enorme labirinto. Sono d'accordo, è sempre difficile per me trovare la strada giusta, però la si trova, eh. Scassinatore, che manda in campo Charmander. Noi abbiamo Blastoise che finalmente però ha Surf, mossa che possiamo mettergli al primo posto perché è quella che useremo di più con lui. Quindi mossa Stab. È vero che Blastoise non ha molto attacco speciale, però è comunque Surf che in teoria ha 90 di potenza base. In più è Stab. Quindi un po' di danno lo fa, eh. Oltre essendo pure super efficace contro questi Pokémon di tipo fuoco, dovrebbe riuscire a one-shottarli tutte. Ecco fatto. Perfetto. E Surf è molto forte, eh. No, il mio bottino. Credo che sia la mossa di tipo acqua speciale più interessante da usare. Più comoda e veloce e insomma, meglio, più efficiente da usare, mettiamola così. Attenzione, pur con un repellente esce un Pokémon. Livello 36, anzi 37 per questo Raticate. Direi di batterlo per prenderci un po' di punti esperienza. Se ci esce un Raticate a livello 37, io me lo batto volentieri. Faremo due Surf, probabilmente. Anzi, brutto colpo. Ne è bastato solo uno, meglio così. Volevo andare a leggere questo diario. 10 luglio abbiamo chiamato il nuovo Pokémon Mew. Ecco, anche per tutta la storia dei diari, andate a beccarvi il let's play di Pokémon Blu che ho fatto. Lì ho letto tutti i diari della villa Pokémon. Allora, altro Surf contro Rattata. Qua se ci sono dei Pokémon a livello 40, super repellente, funzionerà un po' così così. Però, punti esperienza me li prendo, eh. L'importante è che non è. Mi sa che iniziano ad uscire davvero Pokémon ogni 3x2. E non so quanto convenga fare sfuga. Perché mi sa che non ti facciano fuggire. Vabbè, questo è pure un brutto colpo, però. Che sfiga, eh. Che sfiga il brutto colpo così. Ok, facciamogli un bel surf. E addio Topastro. Allora, qui non si può passare, bisogna attivare la statua.
Andiamo a vedere se ci sono degli strumenti qui sotto. Nope. I Pokémon selvatici sono davvero fastidiose. Facciamo che i Raticate ti butto giù e Rattata faccio fuga. E spero che mi facciano fare fuga. Vai, Surf. Ok, come pensavo appunto, non one shot ovviamente. È un Pokémon come Raticate e poi andiamo di bolla raggio. Dovrebbe bastare, sì. Blastoise sale così a livello 37, ottimo. E si prosegue. Di qua c'è forse uno strumento. No, c'è un altro Pokémon selvatico, mannaggia loro. Altro Raticate. Beh, questo è tutto allenamento per Blastoise, però vanno inevitabilmente a rallentare di molto la parte. A rallentare di molto il video. Ok, bollare, anzi morso, andiamo direttamente di morso. Buono. Un po' lento questo Raticate se non è riuscito a battere il mio Blastoise. Allora, tiriamoci una super pozione su Blastoise. Così da ricaricarci un po' e proseguire. Però ragazzi, cioè se fai spawnare un Pokémon ogni due passi, uno non esce più da qui, eh. Letteralmente. Vai, Surf. Bel brutto colpo? Nemmeno. Ok, colpo coda, me lo accollo. E poi morso. Ah, però, colpo coda attacco rapido è un po' da infamoni, eh. Pure brutto colpo. Vabbè, il brutto colpo in questo caso non ha tenuto conto del drop della difesa, ricordiamolo. Qui abbiamo lo strumento. Però, ragazzi, non va bene fare così. Cioè, non potete mettere così tanti Pokémon incontrati casualmente. Perché poi davvero non si riesce più ad andare avanti. Calcio, aumenta le statistiche speciali. Quindi diamolo a qualcuno. Direi di darlo a Charizard. No, però Charizard ha lacerazione, volo. No, no. Guarda che non ha volo. Diamolo a Venusaur. Ok. Torniamo indietro. E andiamo ad attivare la cosa di Mewtwo. Tu non mi sfidi? Ah, ok. Boh, leggermente buggato lì il gioco. Mi aveva visto ma non mi aveva sfidato. Ok, scassinatore manda Ninetales. Bellissimo lo sprite di Ninetales nuovo. Davvero figo. Andiamo di Surf. Dovrebbe forse one shottarlo. No, che resiste. Boato. E Blastoise è incolume, perfetto. Bolla raggio allora. Attacco rapido non dovrebbe farmi troppo male. Pure brutto colpo. Bolla raggio e addio Ninetales. Blastoise si prende un po' di meritati punti esperienza. E tiriamoci anche l'ultima super pozione che abbiamo. Così liberiamo anche uno spazio nello zaino. Ho comprato le iper pozioni dal centro commerciale, dal market di Fucsiapoli, eh. Ok, altro Raticate. Livello 40 per questo Raticate. Forse possiamo usare due bolla raggio al posto che un Surf. Per Zanna, ok, non fa troppo male. Meglio. Sì, possiamo usare due bolla raggio, meglio. Così non sprecare altri PP di Surf. Questi sono comunque buonissimi punti esperienza, eh. E qui sopra, ecco qua, c'è uno strumento. Dai, uno strumento un Pokémon selvatico nel mezzo, un'altra Pantegana, un altro a livello 43. Alla faccia, ragazzi. Andiamo di Surf. Andiamo di Surf e Bola Raggio, perché mi sa che due Bola Raggio non bastano per questo al 43. Appunto, servono due Surf. Iper Zanna. Ci ha fatto malissimo. Ok, abbiamo battuto anche questo topastro. Blastoise sale a livello 38. Ottimo. E prendiamoci una bella pozione max. Poi, cambiamo un po' come andavanti. Abbiamo portato il buon Blastoise a livello 38. Mettiamo ora Charizard.
Allora, scendiamola qui. Qui sopra non c'è letteralmente nulla a parte quel diario, che volendo potremmo prenderci. Noi però qui devo attivare questo. Ecco qua. Prendiamocelo. Ed ecco di nuovo Raticate. Quindi adesso riusciamo a fuggire con Charizard, eh? Oppure usargli una bella lacerazione addosso. Sappiamo che fa brutto colpo sempre questo attacco. Giustamente, però ovviamente non basta. E Iperzanna a Charizard fa parecchio male. Alla faccia del brutto colpo, eh. Ha fatto malissimo questa. Ha fatto malissimo questa Iperzanna. Madonna, ragazzi. Andiamo a prenderci un'iperpozione qui. Diamola a Charizard. Ok, e proseguiamo. Finito l'effetto del repellente. Non ne metto un altro, perché tanto abbiamo visto che i Pokémon selvatici ci sono comunque. A questo punto preferisco che escano Pokémon selvatici più deboli, da cui possiamo fuggire. Niente, c'è comunque Raticate al 37. Fuga. Perfetto. Saliamo qui. Poi, qui non c'è nulla, vero? Sì. Andiamo da questa parte, allora. Qui dovrebbe esserci uno strumento. Eccolo qui. Del ferro. Diamolo subito a Blastoise. Eccolo qui. Poi torniamo indietro. E becchiamoci un altro Pokémon selvatico. Fuga da Rattata, perfetto. No, sono proprio comunque a livelli altissimi qui allora. Ma ricordo male io, nel frattempo mi sto prendendo un bicchiere d'acqua, scusate. Ma ricordo male io? Oppure i Pokémon qui avevano livelli molto più bassi. Scendiamo qui. Contro Grimer possiamo fare fossa e fargli parecchio male. Adesso lo one-shottiamo. Ah, di pochissimo. Lui usa minimizzatore. Ok, andiamo di braciere. Fallisce. Inibitore, cosa ci toglie? Lacerazione, va bene. Braciere. No, volevo solamente vedere se appunto riuscivamo a one-shottarlo con fossa. Però prendiamo livello 37, ottimo. Qui sotto non si può passare, bisogna per forza attivare questo pulsante. Vai. Mi blocca quella strada, ma mi apre questa. E qui, se non sbaglio, bisogna scendere lì dove c'è il pezzo più stretto. Scienziato vuole lottare, manda Magnemite. Ne abbiamo Charizard con Fossa, che è la cosa migliore che possiamo avere contro Magnemite. Ecco qua. Brutto colpo, buono. Poi manda Magneton. Lasciamo ancora Charizard. Anche se Magneton mi sa che inizia ad avere mosse di tipo elettro. Poi non so se le voglio effettivamente usare. Che culo, che rimanga con un HP. Che culo. Andiamo di braciere. Aspettando che Charizard impari lanciafiamme. Perché davvero strano che non lo impari. Ok, Voltorb potrebbe usare autodistruzione, quindi andiamo di fossa e lasciamolo autodistruggere se vuole farlo. Perfetto, Charizard a livello 37. Impressionante, wow, grazie. Qui dietro c'è magari uno strumento, no. C'è un Raticate. Un Raticate incazzatissimo, tra l'altro. Livello 43. Io provo comunque ad attaccarlo. No, energia concentrata. Attacca prima tu, dai, Raticate. No. Non ha attaccato per primo. Brutto colpo, però. Altra energia concentrata, ok. Andiamo di lacerazione. Buono. Siamo presi questi punti esperienza gratis. Qui dietro non dovrebbe esserci nulla, vero? Esatto. A questo punto scendiamo.
Cosa? Ho incontrato un Pokémon nel nulla? Ho incontrato un Pokémon letteralmente nel nulla, è uscito Grimer. Andiamo di Foss. No, abbiamo visto che non lo uccidiamo in un colpo, quindi non ne vale la pena. Ecco, ora cadiamo. E vediamo se siamo caduti nel posto giusto. No, siamo caduti nel posto sbagliato, mannaggia loro. Quindi rifacciamolo e cadiamo nel posto giusto. Vai, prendiamo questo, passiamo. Ritorniamo su. E qui vediamo se è ancora giusto. No, bisogna attivare il pulsante. E passare. A questo punto bisogna cadere di qua. Ecco, ora siamo nel posto giusto. Sfidiamo questo scienziato. Chi sei? Nessuno può stare qui. Ma infatti ci sono caduto qui. Manda Electrode, noi abbiamo Electrode tra l'altro al 29, cioè è incredibile come gli allenatori qui abbiano dei Pokémon con i livelli più bassi di quelli dei selvatici. Questo è palesemente un errore di bilanciamento molto grave. Perché non ha alcun senso questa zona allora. Ok, Weezing, lasciamo Charizard. E guardate, ce l'ha a livello 29. I Pokémon selvatici sono a livello 43, eh. Cioè, nemmeno che dici uno o due livelli sopra. Cioè, 14 livelli sopra. Andiamo di braciere. Perfetto. Ai, ai, cosa, ai. Pikachu, lasciami passare, grazie. Vale. Prendiamo questo strumento. Del carburante, andiamo subito a darlo a qualcuno. Allora, il carburante lo potremmo dare a Pikachu, che è forse l'unico nostro Pokémon molto veloce, oppure anche a Pidgeot. Diamolo a Pikachu, dai. Poi, bisogna scendere, eh. Di là non ci dovrebbe essere nulla, vero? Di là c'è solo l'uscita che non dovete assolutamente prendere. Andiamo di fuga e scendiamo quindi subito qui. E eccoci qui, siamo arrivati all'ultimo piano. Al piano segreto della vita Pokémon in cui è anche possibile trovare Ditto. L'abbiamo trovato il primo colpo, siete stati davvero fortunati. Anche perché qualcuno di voi mi ha scritto che appunto per trovare PG8 nel Bosco Smeraldo ci ha messo davvero tanto. Io l'ho trovato al primo colpo. Sento molto fortunato. Allora, andiamo a battere questo allenatore. Uno scassinatore. Growlithe. Va benissimo, Growlithe. Noi usiamo Fossa. Ecco qua. E ci sta a allenarcelo un po' adesso Charizard, dato che poi sia nella palestra di Blaine che in quella di Giovanni successiva difficilmente lo useremo. Ponyta, lasciamo tranquillamente Charizard. Vai, Fossa. Pestone ha provato a farci. Comunque è bellino che è lo sprite di Ponyta. Perfetto. Ai ai ai. Ai 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 sì. Ah, qui c'è uno strumento che è l'MT14. Vediamo cos'è. Strumento. L'MT14 usa. Bora. Bora è buona, eh. Cioè, oddio, buona. Fa molto danno. Però no. È troppo poco precisa. È un terno all'otto ogni volta usarla. Fosse stato gelo raggio, sì, gliel'aveva insegnato, ma Bora no. Qui sotto invece c'è una ricarica totale, che prendiamo molto volentieri. Poi torniamo indietro di qui. Vai. Altro Grimer. Fuggiamo con Charizard. E dai, quanti Pokémon selvatici, mannaggia loro. Il problema davvero è che qui il super repellente non funziona. Perché hanno tutti. I selvatici hanno il livello più alto dei nostri.
Vabbè, però questo mi sembra un po' eccessivo, eh. Cioè, fare tre passi e prendere un Pokémon selvatico diventa davvero snervante come cosa. Dai, su. Saliamo qui, sfidiamo questo allenatore. Questo è il posto ideale per un laboratorio. E infatti mi sa che c'era un laboratorio qui. Ok, Pokémon di tipo elettro sono facilmente battibili dalla fossa di Charizard. Ah, però lì ne è rimasto solo uno. Che questo dovrebbe essere comunque uno, forse l'ultimo allenatore o il penultimo. Ok, ha finito le fosse. E chi ha poi Electrode? Cambiamo Pokémon e mandiamo. O potremmo mandare Snorlax, dai. E andiamo di Body Slam. Addirittura Stridio. Ah, però che colpo. Forte, eh? A cosa serviva quello? Il Body Slam? Lo vedrai dopo. Vedrai più avanti cosa serviva il Body Slam. Ah, qui abbiamo la statua da premere. Però aspettiamo prima di premere quella statua, perché forse c'è un passaggio in cui possiamo prendere uno strumento. Altro Raticate. Contro questo Raticate io andrei di lacerazione. Doppia lacerazione ci portiamo a casa un po' di esperienza. Iperzanna, fallisce, ottimo. Ottimo davvero. Tra l'altro lacerazione non fallisce mai e continua a fare brutti colpi. Bellissima come mossa. Poi andiamo di braciere. Perfetto, Charizard sale a livello 39, ottimo. E vediamo un po' chi c'è più avanti. Infatti qui non si sarebbe potuti entrare se avessimo attivato quella statua e ci saremmo persi una caramella rara. Altro Raticate. A questo però faccio fuga. Partiamo il pulsante e dovremmo essere arrivati alla fine della villa bruciata. Pokémon selvatici permettendo, ovviamente. Eccoci qui. Prendiamo questa che è la MT22, dovrebbe essere solo a raggio, vediamo, Altra mossa praticamente inutile. Vediamo un po' solo a raggio, sì. Bora solo a raggio le venderemo entrambi, non ci servono proprio a nulla. Fuga. E questa dovrebbe essere la chiave della palestra, eccola qua, chiave segreta. A questo punto usiamo una fune di fuga per uscire immediatamente da questo posto maledetto. Dov'è la mia fune di fuga? Eccola qua. Tanto ne abbiamo 4. Contando che è rimasto un solo dungeon all'interno del gioco che devo fare, ovvero la via Vittoria, direi che siamo a cavallo con le fune di fuga. A questo punto mettiamo a curare i nostri Pokémon e andiamo immediatamente in palestra. Ecco fatto. E via subito in palestra. Ovviamente qui dentro sfideremo tutti gli allenatori del quiz, non ce ne frega assolutamente nulla. Mettiamo davanti Blastoise. Pidgeotto è rimasto un po' indietro, ma va bene comunque. Vai, sfidiamolo. Ah, è vero che devi per forza però sbagliare, giusto? Bisogna sbagliare, quindi bisogna dare la risposta sbagliata per poter vincere contro l'allenatore. Ah, Caterpie diventa Butterfree? No. Ok. Beh, sfidiamo gli allenatori, ovviamente voglio sfidare gli allenatori per prendere esperienza. Quindi devo sbagliare le risposte. Ecco, contro Growlithe forse basta anche Bollo Raggio. Non c'è bisogno di surf. Appunto.
Vulpix stessa cosa. E poi a Ninetales, ecco, contro Ninetales invece serve Surf. Forse però non lo shottiamo con Surf, quindi andiamo comunque di due bolla raggio. Tanto con Surf non lo shottiamo. Vai, bolla raggio. Ecco, colpo qui d'attacco rapido, la solita loro tattica di merda che poi fa sempre brutto colpo, tra l'altro. Quindi annulla il colpo qui che ha fatto prima. Boh, contenti loro. Perfetto. Io arrendo! Arrenditi. Ok. Tu? Posso sfidarti? Ok, posso sfidarti comunque, buono. Senza dover stare a parlare alla macchina. Vai, bolla raggio. E tra l'altro, se ci pensate, la squadra di rosso non è nemmeno così tanto forte. Se ci pensate davvero, cioè, il tipo psico, che è il tipo rotto della prima generazione, lui non lo usa. Cioè, palesemente, il Pokémon più forte. Il Pokémon più forte di prima generazione è l'Akazam. Poi, Dragonite non lo usa, che è tipo il semi-leggendario della prima generazione. Il Pokémon tipo elettro della prima generazione, più forte, non contando i leggendari, a Jolteon, e invece lui usa Pikachu. Cioè, se ci pensate, non è nemmeno così tanto forte la squadra di rosso, eh. Cioè, è forte per via di Snorlax. Snorlax è effettivamente un Pokémon forte, e i tre starter. Però 2 su 6 non è che siano poi così tanto forte. Vai. Buggato? Oppure devo parlare qui alla macchina? Ah no, ok, devo parlare alla macchina. Le 9 medaglie ufficiali della Pokémon? No, non sono 9. Cioè, no, cacchio, sì, erano 9. Minchia, come il gioco di Avanti un altro in cui devi rispondere. Posso comunque sfidarlo? Ok, sì, posso comunque sfidarlo, buono. Allora, ragazzi, faccio anche rispondo giusto alle domande e poi sfido comunque i tizi. Era come dicevo, il gioco di Avanti un altro, quello finale in cui devi rispondere sbagliato apposta. Ok, bolla raggio. E addio Ponyta. Poi Charmander. A questo punto mandiamo Pidgeot. Che contro Pokémon così deboli mando comunque Pidgeot, così magari si prende un po' di punti esperienza che non fanno mai male. Però se fallisci volo, sei anche un po' una pippa, Pidgeot, posso dirlo? Vediamo quanto gli fa. Buono, one shottato. Pidgeot sale a livello 37, ottimo. Così non rimane troppo indietro. Lasciamo tranquillamente Pidgeot in campo. E andiamo ancora di volo. Oddio, stordiraggio. Meglio, guarda, meglio che hai fallito. Meglio che tu abbia fallito, anzi. Oh, forte questo volo, eh. Growlithe, lasciamo ancora Pidgeot. E andiamo di volo. Ah, lui però non lo uccide con un attacco. Va bene. Andremo di attacco d'ala. Perfetto. Bleh, i miei studi. Mi spiace. Allora, prendiamo la domanda. Poliwag si trasforma 3 volte? No, tecnicamente si trasforma 2 volte. Ok? Sono 3 stadi, ma si evolve 2 volte. E sfidiamo comunque l'allenatore. Vai, vai, vai. Contro Ponyta andremo di Surf. Questo Ponyta è a livello 41, quindi ci conviene andare di Surf. Per one shottarlo. Buonissimo. Com'è che patata bollente? Io sarei la patata bollente? Allora.
Mosse tipo tuono sono efficaci contro i Pokémon di tipo terra? Ovviamente no. E sfidiamo comunque l'allenatore. Andiamo di Surf contro Rapidash. Comunque, fighissimo lo spread nuovo di Rapidash. Così al galoppo, molto bello. Ha proprio un dinamismo quel disegno fantastico. Peccato che non l'abbia one shottato. Andiamo di bola raggio. Questo per me ci fa salire a livello 40. Infatti, livello 40 per Blastoise. Aia! E aia sì. Continuiamo la nostra avventura in questa palestra. E andiamo. Non sono Pokémon identici dello stesso tipo e livello. Ho letto male. Mettiamo sì. Ok, risposta esatta. Avanti. Comunque sì, Pokémon dello stesso tipo e livello non sono identici. Quindi questo era il senso della domanda. Vai, altro scassinatore. Vulpix si prende un buon raggio in faccia e muore. Pochi mandi, Growlithe, mandiamo Pidgeot allora. Andiamo di volo. Sappiamo che non one shotiamo Growlithe con volo, però gli facciamo parecchio danno. E poi lo usiamo un'altra volta. Perfetto. Mannaggia, è troppo caldo. Eh sì. Dovremmo essere forse arrivati da Brain, che ci manca l'ultimo. L'AMT28 contiene pietra tombale. Boh. Ok. Avanti. Non avevo la più pallida idea. Andiamo contro quest'ultimo allenatore. Prima di Blaine. Ma il cervellone vuole lottare. Surf su Growlithe. Perfetto. E chi mandi poi Vulpix? Mandiamo a questo punto allora di nuovo Pidgeot. E andiamo di volo. Ecco, loro hanno lanciafiamme, ma io no. Com'è sta cosa? Com'è possibile che Vulpix a livello 37 abbia lanciafiamme e Charizard a livello 39 no? Domande che non troveranno mai risposta. A questo punto siamo davanti a Blaine, direi di sfidarlo. Ehi, sono Blaine, il capo palestra di Cannella. I miei Pokémon inceneriranno ogni sfidante. Procurati l'antiscottatura. Che burlone. Ok, perlomeno qui ci hanno messo uno sprite nuovo per Blaine, anche nell'Overworld. Ok, Ninetales inizia subito con l'artiglieria pesante, al 48. Alla faccia. Andiamo di Surf. Lui inizia con colpo coda, diminuendoci la difesa. Buono, metà vita tolta, andiamo ancora di Surf. E il primo Pokémon di Blaine ci saluta. Poi Rapidash, lasciamo ovviamente Blastoise. Questa battaglia è tutta sua. Ah, Pestone ci farà malissimo. Abbiamo pure la difesa a meno 1, ricordo. Ok, altro surf. Turbofuoco, attenzione. Ci intrappola nel vortice. Ha immobilizzato! Azza. È una di quelle mosse turbofuoco. Cambiamo Pokémon. Ma andiamo Charizard. Dobbiamo toglierlo dal turbofuoco. Ok, riduttore.
Ti farà molto male. Ok, questo però è anche un brutto colpo, mannaggia lui. Ok, ci ha usato ruggito. Fortunatamente non ci ha ammazzati. E noi lo tiriamo giù con fossa. Ed infine ha Arcanine. Lasciamo tranquillamente in campo Charizard. Non potrà fare molto. Ah, però è più veloce, stranamente. Andiamo di fossa. E poi ci becchiamo il lanciafiamme di Arcanine in faccia. Va bene. Non è un problema. A questo punto però contro Arcanine direi di mandare Venus, no scherzo ovviamente, mandiamo Pikachu. E non penso possa fare qualcosa sinceramente. Vai di fulmine. Ah, mette riflesso addirittura. Ok. Però posso paralizzarlo, aspetta, andiamo di tuon'onda. Ci sciotta. Questo ci sciotta. Esattamente. Però si è preso il contraccolpo. A questo punto andiamo di Pidgeotto. Anzi, Pidgeotto, scusatemi. E andiamo di volo. A fuoco bomba, azz. Fuoco bomba è tosta da reggere. È brutto colpo, però, che culo anche, eh. Mandiamo Venusaur un secondo. Mettiamogli il parassisseme. Ecco fatto. Poi. Strumenti. Dov'è la mia iperpozione? Eccola qui. Su Blastoise. Perfetto. Lui si prende il contraccolpo. Ora però noi andiamo di taglio. Non gli facciamo nulla, letteralmente. Beh, aspettiamo finché non ci sciotti Venusaur con una fuocobomba o con un lanciafiamme. No, continua a fare il riflesso, va bene. Stai a vedere se Venusaur davvero uccide Arcanine, eh? Sì, Venusaur praticamente ha ucciso Arcanine. GG. Adesso farà taglio, se non fallisce. Ok. Ottimo. Venusaur ha letteralmente ucciso Arcanine. Mi ha incenerito. Ti sei meritato la medaglia Vulcano. Ehi, la medaglia Vulcano migliora le capacità speciali dei tuoi Pokémon. Prendi anche questo. Prendiamo l'MT-38, cos'è? Fuocobomba? Sì, fuocobomba. Insieme alle Pokémon di tipo fuoco, Charmeleon e Ponyta sono i più adatti. Beh, questo razzismo poi nei confronti degli altri Pokémon di tipo fuoco io non l'ho mai capito. Però a questo punto abbiamo Fuocobomba, ma non abbiamo Lanciafiamme. Sono davvero curioso di sapere quando Charizard impari Lanciafiamme. E se mai lo impara, perché cioè, siamo praticamente arrivati alla fine di questa avventura a momenti e Charizard non l'ha ancora imparato. Sembra strano. Allora, con Volora andiamo a Smeraldopoli, dove c'è l'ultima palestra da affrontare. Ecco qua. Andiamo a darci una curata ai Pokémon. E l'ultima palestra, come ben sapete, è di tipo terra. Chissà se sia cambiato qualcosa nell'ultima palestra, essendo che come Team Rocket abbiamo Jesse James. Magari ci sono loro al posto di Giovanni? Chi lo sa? Vediamo un po'. A questo punto però lo vedremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!